Salve ragazzi e bentornati su Pokémon Platino Nuzlocke! Nel precedente episodio eravamo arrivati qui a Memoride dopo aver avuto un seguito di paure paurose sul percorso 210 per via degli allenatori. E penso che possa anche bastare. In questo nuovo episodio andremo verso Canalipoli, un altro punto ben preciso per andare a battere un nuovo capopalestra. Ma ovviamente non in questo episodio perché... innanzitutto arriveremo a Canalipoli, in un secondo momento batteremo anche il capopalestra, si intenda Ferruccio capopalestra. Ok, per raggiungere Canalipoli basterà dirigersi verso Giubilopoli e insomma basterà andare sulla sinistra per poi passare il varco e arrivare in un punto su dove si potrà usare Surf, dato che nel precedente episodio abbiamo ottenuto Surf, quindi sì, possiamo utilizzare questa fantastica MN. Eccoci qui. Allora, percorso 218. Qui troveremo, innanzitutto c'è uno strumento qui, ovvero una precisione X. E poi, prima devo comunque fare apprendere Surf a Trident, perché è l'unico Pokémon che apprenderà questa mossa. Non voglio trascinarmi un Pokémon così a caso per fargli apprendere questa MN. Dunque, Surf, potenza di 95, precisione di 100, è una mossa che stabba parecchio e fa parecchi danni. Adesso ho pur sempre due mosse di tipo acqua e una MN che è taglio. Non l'avessi avuta, avrei tolto di certo la MT di turno. Ok, quindi mi tocca togliere o acqua getto o acqua di sale. Ma visto e considerato che acqua getto ha una potenza di 40 e acqua di sale una di 65, una prevale la precedenza, cioè nel senso che acqua getto attacca sempre per prima, e acqua di sale ha una certa potenza, nel senso che se i punti vita di Trident sono al minimo, acqua di sale dà più potenza, il doppio della forza, così c'è scritto lì. Quindi preferisco togliere acqua getto, senza fare così tanti giri di parole. Ok, quindi... l'acqua ha un colore azzurro marino, vuoi usare Surf? Ovviamente. Ok, eccoci qui. Come potete vedere ci sono due pescatori. Intanto raccolgo questo strumento e poi vado a batterli. Ecco qui. Perfetto. Pesca all'aperto per la vittoria! Gridare non aiuta di certo a pescare, però devo farlo. Va bene. Ok, Saul pescatore, o Saul, con Gyarados. Ok, allora, onda shock, sì. Ah, Gyarados resiste, gelo denti, Dio. Ok, di nuovo, no, ok. Era un brutto colpo il primo, non lo so. Va bene. Prossimo Pokémon, Gyarados, ancora una volta, mannaggia Teo. Gyarados, mettiamo Trident, tanto le mosse di tipo acqua non saranno per niente efficaci, quindi... preferisco attaccarlo con Surf. E... ah, diminuisce la mia difesa con Fulmi Sguardo. Usa Tornado. Ok, va bene. Ancora Surf. Sto praticamente utilizzando mosse che non hanno effetto su di me. Ira di Drago, ho parlato troppo. Ok, via Gyarados. Perfetto. Impetus sale a livello 38. Livello 38. Tra l'altro, come potete vedere, Impetus... sta salendo sempre di più di livello, è praticamente l'overlivellato della situazione perché non c'è nessun altro Pokémon del mio team che sta sopra il livello 38, come potete vedere. Quello più grande dopo Impetus è praticamente Trident, che sta a livello 36. E quindi sto sperando che apprenda qualche mossa davvero importante o che sia semplicemente forte, perché davvero non lo so, non so più cosa fare. Sto in una situazione parecchio critica con Impetus perché non apprende niente, non lo so, non so cosa fare. E adesso preferirei che voi sotto nei commenti scriviate qualcosa inerente ad Impetus. Adesso ho una mezza idea, dico una mezza idea, di sostituirlo con Snappy, che sarebbe Ponyta. Però l'unico problema è... che sì, sta parecchio livellato Impetus. E sinceramente abbandonare
questo Pokémon da un momento all'altro mi dispiacerebbe. Quindi se c'è qualche mossa specifica che apprende, scrivetelo sotto nei commenti, o magari scrivetemi se è meglio sostituirlo con Ponyta direttamente, con Snappy. Perché davvero, arrivare alla Lega Pokémon con un Pokémon che non conosce mosse, ma che è un tipo fuoco, e soprattutto io ho preso un tipo fuoco per avere un'agevolazione in più, ma che non ho, perché è praticamente un Eevee, è un Eevee, non è che... Cioè, adesso vi mostro il set, perché dovete credermi voi. Sul serio, eh? So che non apprende moltissime mosse. Azione, morso, turbo fuoco, attacco rapido. È davvero impossibile. Cioè, io non posso andare avanti con un Pokémon così, sul serio, eh? Quindi magari, come vi ho già detto, sotto con un commento scrivetemi se va bene anche per voi la sostituzione di questo Pokémon qui. Tanto alla fine non è mica un problema, eh. Ok, allora, abbiamo qui un altro marinaio. Un marinaio. Un uomo di mare e anche un uomo di Pokémon. Quindi un uomo di Pokémon e anche un uomo di mare? Come si spiega sta cosa? Ok, Mantic o Mantaic, non so come si pronuncia. K.O. in qualunque caso. Prossimo Pokémon Machoke. Quindi mettiamo Raptor. Tra l'altro Raptor è salito soltanto di un livello, perché l'ho allenato in un altro momento, e dovrebbe evolversi, ma non so se si evolverà in questo episodio, ecco. Ma non credo, è difficile. Ok, devo un attimo curare i miei Pokémon. Super pozione su Trident, magari, ecco qui. E basta. Rimane soltanto quest'ultimo allenatore, ovvero un chitarrista. Senti che musica, è il ritmo della lotta. Bene. Patrick, chitarrista, con Cricketun. Facciamo, che ne so, Onda Shock? Sì, dai. È comunque efficace. Di nuovo Onda Shock. E KO Cricketun. Il prossimo Pokémon è Magnemite, ma direi di stare sempre con Volt. Lo attacco con Morso, anche se non è efficace. Ok. Perfetto, ci siamo quasi. Azione, via. Ok ragazzi, vinciamo su Patrick e andiamo avanti. Adesso ci troviamo in questo nuovo percorso. In questo nuovo percorso dovrei, tra l'altro, catturare un Pokémon, il Pokémon del percorso, come tutti quanti sapete. Ci troviamo in una Nuzlocke, e quindi per ogni Pokémon che si trova in un percorso c'è una nuova cattura. Insomma, sì, possiamo catturare un nuovo Pokémon. E quindi direi di andare a vedere che Pokémon salta fuori. Però, sapendo già i Pokémon di questo percorso, dovesse uscire fuori Gastrodon, perché Gastrodon si trova in questo percorso, diciamo che c'è l'80% che io possa trovare questo Pokémon qui, non lo catturerò, perché nell'episodio in cui arriva a Pratopoli, magari andate a spulciare gli episodi precedenti se non l'avete visti, ho già catturato Shellos, sarebbe la prima evoluzione, quindi non lo catturerò per via di questo fatto qui. Ok. Vediamo un po'. Oddio, Flozel! Ragazzi, Flozel è ottimissimo. Non me l'aspettavo nemmeno. Cioè, io non mi ricordavo proprio di Flozel in questo percorso. Wow! Io lo catturo. E lo catturo, sì. Allora, se lo attacco con Scintilla gli faccio parecchi danni. Acquaggetto, morso. Un altro morso ci sta. Vai, perfettissimo. Adesso, una Pokéball diretta, proprio Mega Ball. Dai, dai. No, dai, su. Lo so che ce la posso fare. Red Ball. Ok, abbiamo catturato Flozel. Adesso, il soprannome da dare, non lo so, Pokémon Maridonnola. Si vede spesso vicino ai porti dove si pesca. Porta in salvo le persone, trascina via le prede. Wow. Davvero un ottimo Pokémon, soprattutto se in un secondo momento dovesse andare KO Trident. Comunque sì, ho l'agevolazione di un ottimo tipo acqua. Quindi decido il soprannome, faccio un piccolo taglio e ritorno subito. Ok, ho praticamente deciso di chiamarlo Flotter. Adesso, perché Flotter? Allora, Flotter dovrebbe essere
Ok, un momento, adesso vi spiego. Flotter. Olè. Fatto? Sì. Ok, allora, Flotter. Mi è piaciuto più che altro questo soprannome perché Flotter sarebbe Flotzel in francese. In realtà si dovrebbe leggere Flotel, una cosa simile però. Comunque mi è piaciuto il soprannome. Quindi Flotter lo chiamerò in questo modo. Adesso non lo so, lo metterò nel box. Comete, acquaggetto, sgranocchio, agilità. È davvero un ottimo Pokémon che terrò con me per adesso. Ok, percorso 218, Canalipoli. Siamo praticamente arrivati, ma ehi. Dark, quanto tempo! Hai lo sguardo perplesso, non ti ricordi chi sono? Sono l'assistente del professor Rowan e il padre di Lucinda. Il professore mi ha chiesto di aggiornare il tuo Pokédex, così mi sono messo qua sperando di vederti passare da queste parti. Dark, potresti darmi il Pokédex per un attimo? Vediamo, che cosa dovevo fare? Trick, track... Fatto! Il tuo Pokédex è aggiornato! Adesso ti spiego che cosa è cambiato. Ora si vedono le immagini dei Pokémon maschio e dei Pokémon femmina. Ok, ti lascio continuare il tuo lavoro... Il tuo lavoro per il professore. Però vorrei che anche che chiedessi di tener d'occhio. Vorrei anche chiederti di non riesco a parlare. Però vorrei anche chiederti di tener d'occhio il Team Galassia. Il professore è preoccupato per quanto è accaduto a Jubilopoli, ma probabilmente non è nulla di grave. Ora devo proprio andare. Quindi arrivederci, padre di Lucinda. Ed eccoci qui a Canalipoli. Allora, Canalipoli è davvero una città bellissima, stupenda, anche per gli eventi che accadono in questa città. È una città che si sporge sul mare, appunto, se non fosse già per il ponticello che c'è al centro. Ok, allora, devo depositare Flotzel, il mio Flotter. Guardate quanti Pokémon ho nel box, cioè sono già parecchi. Ok, collochiamo qui e andiamo via. Perfetto, allora, eccoci qui. Ricordo che in questa città si poteva attivare davvero un evento fantastico, ovvero quello lì di Darkrai e Cresselia. La casetta era proprio questa. Locanda dei mari, il cartello non si legge più. La porta è sprangata, sembra impossibile aprirla. Esattamente in quella casa lì. C'era un evento che si poteva attivare tramite internet, mi sembra. Tramite proprio evento di... Era proprio una distribuzione, se non sbaglio. Adesso ovviamente non si può più attivare perché i network sono bloccati e l'evento è finito. E nulla. Pokémon, il centro Pokémon. Il Pokémon Market. Dove dopo andremo a comprare qualcosina di davvero utile. Andiamo a fare un po' di scorte. Attraversando da questa parte... Oh, troveremo Ricky. Salve Ricky. Ops, ciao Dark. Sei per sfidare il capo palestra, vero? Qualcuno dovrebbe accettarsi che tu abbia le capacità adatte per la sfida. Quel qualcuno sono io, con la mia nuova medaglia. Ok, allora... Mi stai dicendo che hai battuto Ferruccio, eh? Ed ecco che si presta come primo Pokémon Staraptor. Bene, io ho Volt, parto avvantaggiato con un bellissimo Onda Shock diretto. Dai. Ok, minimi punti vita per Staraptor. Facciamo Scintilla. Attacca con Riduttore, riceve il contraccolpo e io tentenno. Madonna, ok. KO Staraptor. Il prossimo Pokémon è Rapidash. Mettiamo Trident. Facciamo così. Curiamo... come si chiama? Con latte mumu curiamo Volt. Così stiamo a posto. E subito dopo usiamo Surf su Rapidash. Ok, perfetto! KO Rapidash. Impetus sale a livello 39. Non apprendi niente, eh? Proprio niente. Heracross è il prossimo Pokémon. A questo punto mettiamo Raptor, che deve ancora evolversi, mannaggia. Facciamo volo. Oh, attacca per primo con Breccia. Davvero, Breccia è molto pericolosa. Ok, KO Heracross. Ce l'ho fatta, fortunatamente. Prossimo Pokémon, Torterra. Torterra. Ci complica davvero la vita, Ricky, eh?
proviamo a mettere Impetus, ma con, secondo me, con scarsissimi risultati. Guardate, lo uso anche per fare da tramite con Raptor. Una cosa assurda. Provo a fare turbofuoco, ok. Va a segno stranamente. Morso. Ok. Facciamo che mettiamo in campo un'altra volta Raptor, sperando che non usi una mossa. Vediamo un po'. Morso. Lo sapevo. Facciamo volo. Via. Ok. Assurdo. Dai. Suppongo che sia intrappolato. No, non è più intrappolato dentro il coso. Ma io attacco rapido, che mi salva la vita. Che bello. Livello 33 Raptor. E vorrebbe prendere riduttore. Riduttore. Potenza di 90. Contraccolpo. Io toglierei rimonta perché non mi sta servendo, non la uso mai. Non voglio. Cioè io voglio usare continuamente mosse diverse. Prossimo Pokémon Floatzel, quindi mettiamo Volt. Guarda, vedete un po'? Ha anche lui Floatzel. E chissà se lo avrò anch'io. Devo fare davvero molta attenzione a Trident, per favore, perché cioè non voglio sostituire Trident con Floatzel, quindi devo stare molto attento. Ok, Volt sarà a livello 35, vorrebbe apprendere, che mossa è? Fulmindenti. Oh. Allora, Fulmindenti ha una potenza di 65 e può paralizzare e far tentennare l'avversario. Una precisione di 95, ma bene o male comunque è un'ottima mossa. Tra Onda Shock o Scintilla, ma visto e considerato che ho Azione, ragazzi, Azione è una mossa basilare da proprio Shinx, e quindi preferisco togliere quella per adesso, poi sistemare tutto quanto dopo. Comunque, abbiamo vinto contro Ricky. Sì, sì, come al solito sei solo leggermente migliore di me. Ma ascolta bene, vuoi sapere chi affronterà la Lega Pokémon e vincerà? Indovinato, proprio io! Comunque, potresti fare un salto sull'Isola Ferrosa e allenarti un po'? Già, ti farebbe proprio bene. Ci sono stato anch'io prima di sfidare il capo palestra. Quindi è già un ottimo consiglio che prenderemo in considerazione. Quindi nel prossimo episodio andremo all'Isola Ferrosa, appunto per allenarci di più e fare tante altre cose interessanti. Anche perché vi spoilerò che arriverà il sesto membro del mio team. Vediamo un po' se sotto nei commenti lo indovinate. Ok. Bene, da questa parte, da quest'altra sponda, cosa abbiamo? La biblioteca di Canalipoli e la palestra, che faremo più o meno tra due episodi, mi pare di sì. Abbiamo una casetta, cosa abbiamo qui dentro? Una... Salve, sono di Jubilo TV, posso disturbarti un attimo per una breve intervista? No, perché sono una brutta persona. Ok. Questa qui invece è la casa del marinaio Elfio. Ricordo che anche qui c'era una cosa in quanto all'evento di Cresselia e Darkrai. Darkrai, tra l'altro, uno dei miei Pokémon leggendari preferiti in assoluto. E ricordo che c'era il figlio del marinaio, eccolo qui, che aveva... Diventerò un marinaio come mio papà, è un vero uomo tra gli uomini, il mare non lo spaventa per niente. Beh, anche diventare un allenatore come Ferruccio non sarebbe male. Ricordo che l'evento partiva da qui, il figlio era a letto, non lo so, aveva qualche malore. Se non erro dormiva, perché appunto c'era un incubo in corso di Darkrai. Cioè non mi ricordo nel dettaglio, però nostro figlio è troppo energetico, ma per fortuna è così. Meglio così. Ok, qui abbiamo il marinaio che ci porterà all'Isola Ferrosa e anche a Nevepoli, se non sbaglio. Sì, sì, vediamo un po'. Vuoi partire? Per adesso possiamo soltanto settare l'Isola Ferrosa. Non partiremo adesso, ma nel prossimo episodio. Intanto, ho da farvi vedere anche... Cosa c'era in biblioteca? Vediamo un attimo. Mi pare niente. No, niente. Accadranno degli eventi nella biblioteca a partire dall'episodio in cui batteremo Ferruccio. Quindi no problem. Perfetto. Allora, direi di andare a comprare degli strumenti
per essere avvantaggiato nel prossimo episodio. Salve, posso esserti utile? Ok, allora, Ultra Ball, abbiamo le Ultra Ball. In borsa non ne ho nemmeno una, nemmeno mezza, quindi direi di comprarle. Ne compriamo 20? Che ne dite? No, compriamone 15, dai. A parte che ho già le Pokéball e non catturo già tantissimi Pokémon di mio, quindi 15 mi possono anche bastare. Poi, le iperpozioni, ne ho praticamente due, devo comprarne un po', prendiamone 15 pure. Super pozioni pure, può anche servire. Cioè no, un momento, super pozioni. Compriamone 10 però. 10 vanno più che bene. Poi iperpozioni, ne ho già 17, le ho già comprate. Poi revitalizzanti non servono. Antidoto, ne compriamo 2. Queste qui sono proprio cure che mi servono. Antiparalisi 3. Sveglie, prendiamone 3 pure. Di queste qui devo proprio comprarne un bel po'. Antiscottante 3. Antigelo, così tanto per... Sì, io le compro tutte queste cose. Le cure totali ne compro 4 e basta. Oppure no, mi mancano i repellenti. Repellente max. Ma io compro il super repellente, che comunque è sempre meglio. Spendo di poco e... Il... No, ok, è proprio 200 passi, non si spinge oltre. Lei cosa vende? Oh, altre Pokéball. Timer Ball. Ne compro una così a scazzo. E basta. Ok ragazzi, diciamo che per questo episodio abbiamo praticamente finito. È durato un pochino meno rispetto agli altri, ma perché voglio suddividere questa... Per questa città voglio suddividere gli episodi per bene, ecco. Ok, quindi... Io vi saluto, nella prossima parte andremo all'isola Ferrosa, andremo a svolgere tutto ciò che vi ho già detto. Vi ricordo come al solito di lasciare un bel mi piace per questo episodio se vi è piaciuto, commentate sotto dicendomi la vostra e rispondete anche alla domanda del giorno. Nient'altro, Dark vi saluta e ci si becca col prossimo episodio di Pokémon Platinum Nuzlocke. Ciao a tutti!